Davide Mara, da 3 stagioni a Piacenza, hai vissuto da protagonista un po' quella che è stata la rinascita del Coppra, dalla salvezza conquistata l'ultima giornata fino alla squadra attuale che vuole tornare a vincere qualcosa. Come hai vissuto e come stai vivendo questo periodo in biancorosso? Vabbè, il primo anno dove ci siamo salvati l'ultima giornata non è stato molto semplice, diciamo che avevamo altre ambizioni, però poi è stato un anno un po' particolare, mentre l'anno scorso siamo partiti male, ma poi ci siamo ripresi molto bene e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che è appunto la Coppa. E invece quest'anno è un gruppo tutto nuovo, con diciamo persone che già conosco, però c'è da amalgamarsi un po' nell'ambito, diciamo, in campo, però comunque sono persone ottime che hanno una gran voglia di fare. Ecco, gli ultimi anni per te sono stati un po' come le montagne russe, no? Titolare per la prima volta in A1, titolare a sorpresa anche ai mondiali con l'Italia, poi dopo Piacenza avete appunto rischiato la retrocessione. Ecco, come hai fatto a restare con i piedi per terra in questo periodo? No, vabbè, come diciamo, sì, ci sono rimasto quando ero nel picco, ci sono rimasto anche quando le cose comunque non sono andate come speravo. Io penso che lo sport sia così, ci sono degli alti e dei bassi, l'importante è rimanere comunque costante, che penso sia la cosa più difficile da fare. Inizia una nuova stagione, per la prima volta senza retrocessioni, sei favorevole o sei contrario a questa decisione che è stata presa? Non mi piace molto, nel senso che io sono un tipo molto agonista, quindi diciamo l'obiettivo di non retrocedere oppure dà diciamo, forse quell'agonismo in più in campo anche nell'ambito di un intero campionato. Diciamo che Piacenza torna a essere inserita, se non tra le favoritissime, insomma almeno fra le squadre che comunque sono destinate a dare fastidio a Trento, Macerata sicuramente, che sono un po' le squadre che tutti danno come candidate allo scudetto. Tu dove collochi questo Coppa Elior? Ah, io insomma, penso che siamo un'ottima squadra, siamo coperti in tutti i fondamentali e in tutti i ruoli, diciamo, e soprattutto c'è da vedere poi in campo come riusciamo a esprimere queste potenzialità, però non possiamo nasconderci, siamo un'ottima squadra. I tuoi obiettivi personali per questa stagione? Ah, io spero di dare tanto a questa società e soprattutto a questo gruppo spero di vincere qualcosa. Con Anastasia avevi trovato un po' a sorpresa la nazionale, Berruti invece non ti ha mai chiamato, la parentesi azzurra è chiusa o le porte insomma restano aperte e la speranza di essere ancora convocato ci sono tutte? Ah, vabbè, io penso di essere sempre lo stesso, quindi sia prima con Anastasia, adesso con Berruto. Ognuno fa le proprie scelte, quindi io spero di rimanere così, anzi, diciamo, migliorare e poi essere accettato per quello che sono, cioè come mi esprimo in campo.